Un benvenuto a tutti da Meteo Groane. Tempo anche oggi un po' nuvoloso al mattino, ma poi un po' di sole nel pomeriggio, però più fresco, proprio perché l'aria fredda è entrata nei bassi strati. Andiamo a vedere infatti la cartina con i dati rilevati delle nostre stazioni. Ecco, vedete subito, bollate, ecco, le minime sono in corso tra l'altro, però bollate 6 e 6. 8 e 2 Cesate, 5 e 1 Cirano Laghetto. Sono le 10 di sera, ma stanno ancora diminuendo, quindi sicuramente sono meno di quello che vediamo qua. Le massime invece sono sicure, 15 e 6 sono quelle definitive, 15 e 6 bollate, 15 e 1 Cesate, 14 e 8 Cirano Laghetto. Vedete come si sono riportate le temperature nella media stagionale e quindi si sono abbassate secondo quanto è la terza decade del mese di ottobre. L'immagine del satellite, vedete come insiste questa nuvolosità persistente sulla Sicilia e sulla Calabria, dove ci sono state piogge copiose e anche delle alluvioni. Vedete che l'alta pressione la fa da padrone sul nostro territorio, abbiamo avuto anche noi la nostra dose di nuvole, ma senza nessun effetto. Ecco in Atlantico altra aria fredda e altre nuvole che si ripropongono. Andiamo a vedere l'immagine che ci fa vedere le temperature e le precipitazioni alla sera del 25 di ottobre. Vedete le Alpi belle fresche, anche l'Appennino. La Sicilia e la Calabria continuano a rimanere sempre un po' più calde perché i venti sciroccali che hanno generato con l'aria fredda questo minimo ciclonico che ha portato e che sta portando precipitazioni è piuttosto insistente e quindi tiene temperature piuttosto alte. Dal radar, infatti, vediamo le precipitazioni presenti sul Tirreno e sulla Sicilia ormai. Sembra che la stanno abbandonando, ma ci ritorneranno ancora purtroppo domani. Andiamo a vedere il nostro modello matematico di Reading, il modello inglese, ci fa vedere lo spostamento delle masse d'aria. Vedete il ciclone proprio sulla Sicilia e sulla Calabria, che domani si sposta un po' più verso la Grecia, ma influenzerà ancora quelle regioni. Dopodiché lo si riforma verso la Sardegna e nel fine settimana, come già avevo detto ieri, dovrebbe esserci un'incursione di questo centro grosso di bassa pressione verso il nostro territorio. Questo significa un aumento della nuvolosità in modo consistente e delle precipitazioni. Lo vedremo e lo confermeremo poi nei prossimi bollettini, se il modello ce lo farà confermare, ovviamente. Intanto vediamo la carta al suolo prevista per domani. Sul nostro territorio alta pressione, mentre in Sicilia e sulla Calabria purtroppo ancora insiste l'area di bassa pressione con delle precipitazioni. Il tempo previsto domani 26 di ottobre è martedì, bel tempo, però il tempo sarà più freddo, più 4 la minima, più 16 la massima. Mercoledì 27 ancora bello, 5-17 le temperature e bello anche il giorno di giovedì con 6 e 16 le temperature. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, vi auguro un sereno martedì 26 ottobre, ci risentiamo al bollettino di domani. Da Meteo Groane, arrivederci a tutti.